attimo. Così aspettiamo anche gli altri. Noi ci ricordiamo. L'ultimo salto in sentiero era veramente terribile. È stato duro superare. Di certo, con quelle gambe secche sembri una capra. Vai per là, che qui ci deve venire Alice. Prima arrivi lei. Davvero, quella lì rimane sempre indietro, peggio di Aferina. Lascia perdere Alice per piacere, Se è capito un pezzo che le muori dire. Vieni qua, accanto a me, Alberto. Non avresti mica un fazzoletto, altrimenti mi sporco la tuta. La prossima volta portiamo la lavatrice, così puoi rimediare. Ma che è possibile sopportarsi da tutta Riccardo? Fino altre andiamo e meglio mi vengono. Torniamo indietro, per carità. Ma dai, andiamo avanti. Ma solo di qua noi ci fermiamo, facciamo un attimo per la strada. Secondo i miei calcoli dovrebbe essere circa metà cammino. Ma sei sicura che questa è la direzione giusta? Non posso sbagliare, c'ho un fiuto. Va come un cane. Ma di piuttosto posso seguire le preziose del percorso Kai. Non l'ho nemmeno viste. Infatti, tutte le volte che ci troviamo davanti a un bivio, vado avanti io. No, la prossima volta deciderò io la direzione. Ho portato la bussola apposta. Facciamo un fischio per sentire dove sono gli altri. Ma basta, come dire Ernesto. Anche io stendo in sushi. Noi esageriamo ora. Alex! Cosa urli? Siamo qua! Ma come sei arrivato in silenzio? Dai, ci ripartiamo, raggiungiamo gli altri. Cambia mani, è freddo. Aspettate.
suo gusto. Più appetito! Poverina, ti mancherà l'appetito! Davvero ce la fai finire tutto? E perché? Ti sembra grosso? Io ci stai per una settimana! Caterina, non ho finito tutto, poi ti manderà sullo stomaco! E vabbè, altri 15 morsi e poi smetto! Ma come sei grilla fra 15 morsi bella è finito? Appunto! Ho la sete che muoio! Vai, che fra un po' salverà la sorgente e potrai bere fino a scoppiare! Allora diamoci una mossa! Sarebbe l'ora! Vado a chiamare Deborah e Lupo! Vengo con te! Quei due si sono presi una bella cotta. Sembra anche a me, ma è così bello essere innamorati. A me non sembra più innamorabile mai. Vorrò vedere te quando succederà. Ti senti male anche tu ora? Ma vai al cesso che non capisci proprio nulla te. Sempre vivo! È scivolato ed è caduto su dei ricini a stagno. Mi sento fuggire dappertutto. Ai ai ai! Certo, certo, c'è l'agilità da fare in video una foto. L'avevo detto subito che non erano voglia di venire qua su. Io ho ancora sete. Ma non sull'acqua, è molto dura. Sì, perché il sale è di calcio di magnesio. Allora mio zio potrebbe berla. E perché mai? Perché con il sedere lavatrice si ritrova, potrebbe subire le incrostazioni. Non le ricordo a nessuno. Quando uno nasce simpatico è lei il minimo. Io no, direi di nuovo i ragazzi. Mi si sono infornicolite le gambe! Alberto, raccogli una busta di carta! Sergio, coglimene un lattino! Abbi pazienza, fammi alzare! Mi raccomando, non lasciamo rifiuti! Soprattutto gli infornici di plastica, non sono degradabili! Sergio, raccatta quella bottiglietta di vetro del succo! Sai quanto ci impiega a decomporsi? Lo dico io, 4.000 anni! L'ho fatto toccare! Sergio, non si sputa a terra la comanda masticata! Che fuori, l'hai ingoio? No, la imbotti nella carta e la butti nell'indifferenziato! Ugo, seguimi! Forza, si parte! Vado avanti io, c'ho la bussola! Ora sì che ci si perde! Ti do una mano, vengo con voi. Più ne portiamo e meglio è. Ho una
Sì, mamma. Non sono la tua mamma, ma compagna di classe, lo guardi? Ma guarda, buonanotte. Buonanotte, tesoro. Domani mattina lo stronzo. Circondate da pareti
insomma, di lì. E ci ha detto che era un oggetto chiamato Otterd, con l'idea di considerare il vulcano Etna e le sue valli come reale fonte di energia rinnovabile. È vero? Sì, è vero. Ma adesso divertiamoci con una danza siciliana, la tarantella dei sette passi. Caterina!